Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Mentre l'umanità è sull'orlo dell'apocalisse a causa di una inarrestabile carestia, una missione spaziale tenta disperatamente di trovare una nuova casa, attraversando un cunicolo spazio-temporale. Questa è la trama in estrema sintesi di Interstellar, film del 2014 diretto da Christopher Nolan, uno dei registi più apprezzati degli ultimi anni. Oggi andremo proprio ad esaminare Interstellar, approfondendo i suoi aspetti scientifici e quelli che invece sono da ascrivere alla fantascienza. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Partiamo dal riassunto della trama di Interstellar. Il film si svolge nell'anno 2067. Il pianeta Terra è alle prese con una gravissima crisi agricola dovuta alla cosiddetta piaga. Sulla sua natura poi ci torniamo. La piaga ha decimato le colture a livello globale. Con il cibo sempre più scarso, tutte le risorse sono state rivolte proprio all'agricoltura. L'ex pilota spaziale Joseph Cooper vive con i suoi due figli e il padre della moglie deceduta, cercando di coltivare un po' di mais. Cooper, indagando su un presunto fantasma che si nasconderebbe nella stanza della figlia Marv, scopre che sulla polvere ivi presente è contenuto un messaggio. Cooper lo decifra, scoprendo che si tratta di alcune coordinate che, una volta raggiunte, lo conducono a una base segreta della NASA. La ricerca spaziale era stata bandita. Qui Cooper viene messo a conoscenza dell'esistenza di un wormhole, ossia di un varco nel tessuto spazio-temporale che 10 anni prima è apparso nei pressi di Saturno, dono di qualche entità ignota. La NASA, guidata dall'anziano professor Brand, ha predisposto una missione esplorativa oltre il wormhole, visto che esso conduce in un'altra galassia, galassia che potrebbe ospitare un mondo abitabile per la specie umana. Cooper accetta quindi di pilotare l'Endurance, la nave madre della spedizione, nonostante il netto rifiuto della figlia Marv, che teme di perdere il padre. Cooper, insieme ad Amelia Brand, figlia del professor Brand, Doyle e Romilly, raggiunge il wormhole e raggiunge anche l'altra galassia. Qui si trova un buco nero supermassiccio, denominato Gargantua. Attorno a Gargantua orbita un sistema composto da 3 pianeti potenzialmente abitabili. Su di essi si erano recati in precedenza alcuni astronauti volontari per eseguire una prima missione di ricognizione. Il primo pianeta da esplorare è un mondo oceanico, solcato da onde gigantesche che rendono impossibile stabilire una colonia permanente. Inoltre, a causa degli effetti gravitazionali esercitati da Gargantua, il tempo qui scorre molto più lento rispetto alla norma. La ricognizione va male, Doyle muore e la missione dura più del previsto, tanto che in realtà sono passati 23 anni. Nel frattempo Marv è diventata una brillante scienziata e lavora alla NASA, insieme all'anziano professor Brand, sulla sua equazione della gravità, chiave per cambiare il futuro dell'umanità piegando a nostro piacimento il tempo e lo spazio. Sul secondo pianeta abitabile, l'equipaggio dell'Endurance si imbatte in un astronauta ancora vivo, che aveva passato diverso tempo in criosonno. L'astronauta si chiama Mann. Mann dice che il pianeta ha delle parti abitabili, ma in realtà ciò è falso. L'astronauta intendeva attirare l'attenzione della NASA per fuggire dal pianeta stesso a tutti i costi. Mann prima uccide Romilly con una trappola esplosiva e poi prova ad eliminare anche Cooper. Infine tenta di dirottare l'Endurance, ma muore, danneggiando la nave. Cooper e Amelia Brand rischiano una mossa disperata, usare Gargantua come una fionda gravitazionale. Ma il peso è eccessivo e così Cooper, a bordo di una navetta, si stacca dall'Endurance, permettendo ad Amelia di raggiungere l'ultimo pianeta abitabile. Cooper entra così dentro Gargantua e il suo orizzonte degli eventi. Qui si trova in una struttura, un tesseratto a 5 dimensioni, creata dagli umani del futuro, gli stessi creatori del wormhole. Attraverso il tesseratto, Cooper riesce ad interagire con il passato e cerca di comunicare con se stesso e con Marv. Ecco così svelata l'origine del fantasma. Cooper invia alla figlia i dati provenienti dal buco nero e ciò consente a Marv di completare l'equazione del professor Brand, salvando l'umanità dalla fine.
avendo ultimato il suo compito, Cooper viene espulso dal tesseratto e rispedito nello spazio, nei pressi dell'orbita di Saturno. Qui viene salvato da una navicella umana. Cooper viene quindi portato in una grande stazione spaziale cilindrica, costruita 90 anni dopo la sua partenza. Qui incontra Martha, ormai anziana e in punto di morte, che gli consiglia di andare a cercare Amelia, la quale è ancora viva sull'ultimo pianeta abitabile, la futura casa dell'umanità. Cooper parte e nell'ultima scena del film vediamo Amelia che respira tranquillamente sul pianeta alieno. La vita può quindi proseguire. Spero che questo recap sia stato utile. Interstellar presenta una trama bella intricata. Iniziamo adesso l'analisi da ciò che scatena gli eventi di Interstellar, ossia la crisi alimentare. A causarla è la piaga, ossia una malattia delle piante nota come pernospora. Essa è provocata dai cromisti del genere pernospora, ossia degli organismi classificati tra i funghi inferiori. Gli effetti di questa patologia in Interstellar sono devastanti. Grano e altri cereali sono scomparsi. Resiste solo il mais, ma anch'esso è destinato a cedere. Inoltre, il clima è decisamente più arido, con continue tempeste di sabbia che ricordano quanto accaduto nelle grandi pianure americane durante il Dust Bowl. Tra il 1931 e il 1939, diversi stati americani e canadesi vennero travolti da grandi tempeste di sabbia, causate da un eccessivo sfruttamento e inaridimento del suolo. Nolan si è apertamente ispirato al Dust Bowl per il suo Interstellar. La crisi alimentare ha spinto l'umanità a boicottare la guerra, non male, ma anche la ricerca scientifica, che non sia inerente all'agricoltura. Per convincere le persone di quanto fosse nociva e inutile l'esplorazione spaziale, sono stati addirittura riscritti i libri di storia, dove viene negata la realtà dell'allunaggio, parlando di mera propaganda americana contro l'Unione Sovietica nel contesto della Guerra Fredda. Chi diffonde la verità viene addirittura punito. Uno scenario indubbiamente inquietante su più livelli. E per quanto riguarda l'esplorazione spaziale e il wormhole, qui Interstellar si prende alcune licenze poetiche. Va detto che Nolan si è rivolto a degli astrofisici, in particolare a Kip Thorne, nella fase di preparazione di Interstellar. Ciò ha garantito comunque un certo realismo al film, che aggiunge ulteriore pregio. Partiamo dal wormhole, ossia il cunicolo nello spazio-tempo. Come viene spiegato anche nello stesso Interstellar, il wormhole, o ponte di Einstein-Rosen, offre una scorciatoia che mette in contatto luoghi distanti. Attualmente noi non abbiamo osservato mai un wormhole, che restano pertanto nel campo della teoria. Gli scienziati hanno però definito le condizioni in cui essi potrebbero esistere sia a livello fisico che matematico, quindi forse un giorno ne scopriremo uno anche nella realtà. Per quanto riguarda i buchi neri come Gargantua, essi esistono realmente, ne abbiamo osservati diversi tramite le nostre strumentazioni, ed è vero che posseggono una forza di gravità tale da influenzare lo scorrere del tempo. Ciò però si verifica solo sulla superficie del buco nero e qui niente o nessuno potrebbe sopravvivere alle forze in gioco. Pertanto il pianeta delle maree giganti non dovrebbe presentare il fenomeno dello scorrimento alterato del tempo, visto che non si trova sulla superficie di Gargantua ma nei pressi. Ad essere totalmente aderenti alla correttezza scientifica, questo pianeta oceanico non dovrebbe proprio esistere, visto che gli effetti di Gargantua lo dovrebbero deformare e in definitiva distruggere. Un altro elemento irrealistico è il fatto che i tre pianeti individuati nei pressi di Gargantua sono illuminati dal buco nero stesso. I buchi neri non possono fungere da fonti di luce, anzi semmai la risucchiano al loro interno. Per questo sono così neri. Va da sé che anche la parte in cui Cooper entra nel buco nero passando attraverso il disco di accrescimento è pura fantascienza. A causa dell'immensa forza di gravità, il disco di accrescimento raggiunge temperature elevate, che farebbero incenere un essere umano in pochi istanti. Insomma, altro che viaggio nel tesseratto. A proposito del tesseratto, qui Cooper si va a inserire in uno dei più classici elementi delle opere a tema viaggio nel tempo, il loop temporale. Cooper, mandando il messaggio indietro nel tempo al sé del passato, fa sì che lui si rechi nella base segreta della NASA, da dove poi parte la missione che lo conduce al tesseratto, chiudendo il cerchio degli eventi. Per chi volesse approfondire le parti scientifiche di Interstellar, segnalo che il già menzionato Kip Thorne ha pubblicato un libro intitolato La scienza di Interstellar, dove si parla appunto delle teorie usate per plasmare la trama del film.
Su YouTube trovate anche video che approfondiscono i temi di fisica e astrofisica in maniera dettagliata. Io non sono uno scienziato, bensì un umile letterato. Vi lascio quindi in mani più esperte come quelle di Amedeo Balbi o di Luca Perri. Insomma, signori, Interstellar ci offre un connubio efficace, anche se non sempre realistico, tra scienza e fantascienza. Interstellar è un film potente, che sa impressionare e commuovere, mostrando scene mozzafiato, vicende personali toccanti e scenari che sanno anche inquietare. La durata del film non è contenuta, siamo quasi sulle 3 ore, ma è dovuta alla possenza dei temi trattati. Anche il cast è di alto livello, quindi insomma è uno di quei film di Nolan da non perdere. Per esempio mi è piaciuto molto di più di Tenet, un altro film sui loop temporali che magari un giorno porterò qui sul canale. Segnalo che attualmente Interstellar è disponibile su Netflix. Bene signori, il video termina qui, non mi resta quindi che chiedervi le vostre opinioni in merito ad Interstellar. Vi è piaciuto? Lo avete visto? Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Se ad esservi piaciuto è questo video, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e, perché no, ad attivare anche la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!